Thank you.
Consolidato e in essa abitato il tuo popolo, in quella che è
ci dà il discernimento, ma uno come può discernere se è chiuso dentro, se è chiuso dentro se stesso verso di sé, orgoglioso, come può discernere? Se è incapace di un bene al di fuori di sé, come può discernere? Ecco che la saggezza del cuore è un dono che deriva totalmente da quelle due. Non posso avere questo discernimento se non chiedo al Signore di non solo donarmi, ma di cercare di vivere queste virtù. Perché quando pensavo, ma se io comincio, se io non avessi nessuna di queste virtù, neanche una, che succede? Il Siracide delle origini, per cui il Signore solo ai miti rivela i suoi segreti. Cioè la presenza del Signore è in noi nel momento in cui, ecco, ci sono queste cose, queste cose, e dove chiediamo? Sono lì. Per cui quando non ci sono, ecco, persone, ecco, non ho questa presenza. E che cosa avviene? Pensavo, che cosa avviene quando non ci sono queste cose? Beh, coloro che noi chiamiamo fratelli e sorelle, in questa assemblea, fratelli e sorelle, in realtà non è vero che sono così, ma diventano dei nemici, per cui mi manca la virtù della umiltà e della mitezza, per cui sì, e qui di fianco a me, ma se fossero un'altra parte di me. Poi magari fanno fratello sorella, perché manca questo. E il tempo che è un dono, in realtà diventa solo una fretta. Magari uno ha tante cose da fare, ci sono anche altre cose. Dio dov'è? Certo, il vescovo ha fatto questa domanda, dov'è? Ma
Signore, che ci doni. Tra questa, ecco certamente la mitezza, e attraverso la mitezza la sapienza del cuore. Grazie.
Thank you.
grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, della sorella Margherita Tamburello, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua potenza, a me di avere la luce del tuo volto. Di noi tutti apri misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono cariti, Gesù Cristo, tuo figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore, informando il suo divino insegnamento, così amo di te. Amen. Sottrato delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa